Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group. Buonasera, ben ritrovati dal TG Plus News di Treviso. Apriamo con la cronaca, l'incidente nel quale ha perso la vita ieri Anil Grishai, operaia di 26 anni in servizio presso l'azienda alimentare Boccon di Pieve di Soligo, potrebbe essere stato causato da un errore umano. Lo si apprende da fonti investigative secondo le quali il meccanismo che ha provocato il trauma mortale della donna sarebbe stato azionato inavvertitamente da un collega della vittima. La giovane si trovava in posizione pericolosa, ma nella convinzione che il dispositivo fosse disattivato. Il nostro articolo di approfondimento in proposito anche oggi su Notizie Plus. Ancora cronaca, sta bene la paziente di 83 anni sottoposta ad un intervento per l'asportazione di un tumore di ben 5 kg, intervento effettuato dall'equipe di chirurgia 2 diretta dal professor Zanus e dall'equipe di ostetricia ginecologia dell'ospedale di Cafoncello di Treviso diretta dal dottor Enrico Busato. Se volete maggiori dettagli su questo importante ennesimo successo della nostra chirurgia di Treviso, io vi invito a leggervi naturalmente il nostro articolo di approfondimento su Notizie Plus. Grave avvelenamento da funghi ieri sera per due coniugi trevigiani che hanno consumato appunto dei funghi raccolti in un prato cittadino qualche giorno prima. La coppia si è recata al pronto soccorso dell'ospedale Cafoncello con sintomi gastroenterici riconducibili a una sospetta intossicazione da consumo di funghi, poi appunto confermata dai tecnici della prevenzione, esperti micologi dell'US2, prontamente allertati dal personale del pronto soccorso. I coniugi sono attualmente ricoverati comunque in medicina d'urgenza con una grave insufficienza. E chiudiamo con l'attualità strettamente odierna, perché ha aperto nell'aprile 2022 soltanto ed è già entrato nell'Olimpo dei ristoranti italiani. Stiamo parlando del ristorante Vite di Lancenigo di Villorba, in Viale della Repubblica, guidato dal giovane e talentuoso chef Simone Selva, che ha ottenuto ufficialmente oggi la sua prima stella Michelin, insieme naturalmente alla stella confermata, come sempre, per il rinomato Gellius di Oderzo, il ristorante dello chef Alessandro Breda. Sono questi, insomma, i due ristoranti trevigiani che hanno la stella nella guida Michelin Italia 2024 presentata quest'oggi. E con questa news chiudiamo il nostro notiziario trevigiano. Per ricevere tutti i nostri contenuti comodamente gratis nei vostri smartphone, vi basta installarvi la app TG Plus.